Ci sono mele, cetrioli, animali allevati in batteria, carne impacchettata nella plastica e anche salsicce con la faccia che ride. Sono tutti protagonisti dell'ultima mostra di Michael Schmidt intitolata Lebensmittel, cibo. Ad ispirare il fotografo è stato osservare la nostra perdita di sensibilità riguardo al cibo. L'artista contemporaneo lancia così il suo messaggio attraverso immagini estremamente chiare e dure. È vero, sono un realista. A prima vista le mie fotografie sono molto dirette, ma fanno vedere anche ciò che avviene dietro le quinte. Ci sono voluti 4 anni per realizzare questo progetto fotografico che ha cambiato l'atteggiamento di Schmidt verso il cibo. Le mie attitudini sono cambiate perché mia moglie ed io, o per la verità meglio dire mia moglie, amiamo cucinare e ci piace il buon cibo. Dunque, soprattutto di questi tempi, bisogna stare attenti a ciò che si compra. Per esempio, la carne fresca è molto più saporita che non quella sottovuoto, che ha un gusto un po' acido. L'artista è famoso per l'approccio innovativo con cui analizza temi sociali attraverso la fotografia, riuscendo a trasmettere un senso armonico anche nel rappresentare elementi apparentemente contraddittori. Per questo progetto si è recato negli allevamenti di pesce norvegesi, nei panifici industriali in Germania e ha fotografato anche fabbriche dove vengono lavorate le mele in Italia. La mostra, al Museo Gropiusbau di Berlino, è aperta fino al 1° aprile.